sono perso, era la prima volta a Ischia, mi sono perso. Ci auguriamo che non sia l'ultima. Ho noleggiato un motorino e l'ho girata ovunque. Allora, vogliamo assegnare questo premio, Michelangelo? Certamente, il premio Epomeo per la migliore fotografia va a Pierluigi Piredda per il film L'uomo fiammifero di Marco Chiarini. Vi do il premio Pierluigi Piredda e ringrazio di averci raggiunto in così breve tempo. Buonasera e grazie di essere qui. Sì. Non so che dire, ringrazio il festival, questa magnifica location, come si suol dire, mi giunge completamente inaspettato e ringrazio tutti. Bene, e noi ringraziamo tutti. Grazie ancora, a poco di vita per Antonio. Grazie, ringraziamo. Ancora. Passiamo al premio Einaria per la miglior scenografia. Io vorrei chiamare qui sul palco Giampiero Perri, che è il direttore generale dell'APT Basilicata. Buonasera, benvenuto, grazie di essere qui. Tra l'altro i nostri film cocktail abbiamo già avuto modo di parlare per l'appunto della Basilicata, noi ringraziamo di essere qui, ma tra l'altro Giampiero Perri, anche un amico di Ischia, abbiamo avuto occasione di vederci già altre volte qui ad Ischia. Sì, sono molto contento ovviamente, vieni con Carlo Rambaldi, torno da direttore generale di un'azienda pubblica che si occupa di promozione del territorio, abbiamo fatto questo legame con questa produzione di Rocco Papaleo, sono molto contento per questo film che mi sono andato alla Basilicata, dentro la Basilicata è un grande omaggio del nostro cinema e quindi ringrazio Ischia Film Festival che ritengo un appuntamento importante in quanto alla storia del cinema e quindi mi auguro davvero di poter ancora continuare a dare questo contributo importante per una riflessione sulle prospettive soprattutto del mezzogiorno nel campo della cultura del cinema e del turismo. Grazie, ieri sera tra l'altro una meravigliosa serata con Rocco Papaleo, a quale vanno i nostri ringraziamenti per essere stato qui e per averci presentato Basilicata Costo Costo. Allora, il premio in aria per la miglior scenografia va a Giancarlo Basili per il film L'uomo che verrà di Giorgio Di Ricci. Prima della foto con Antonio e Di Ricci, due parole. Grazie perché averlo preso proprio qui è molto importante secondo me. Io oggi il cinema italiano si fa solo in location, non dico purtroppo, è una cosa molto bella, non si ricostruisce più e quindi i luoghi sono molto importanti per girare. Quando facevi Io non ho paura usammo la Basilicata e girammo fra Melfi e Candela, il film di Gabriele Salvatore, sempre una grandissima location. Lo dedico alla troupe del film, al Claudio che è qui, all'attore protagonista, che invito Claudio, quindi è un piccolo grande film che si è potuto anche fare perché ci siamo quasi autofinanziati tutti, è stato coprodotto da Giorgio Di Ricci e da Simone Bacchini, questo è molto importante, è un film che nessun produttore ha voluto produrre. È stato un film quasi con 3 anni di lavoro e c'è stato un gruppo di lavoro molto importante dove tutta la troupe ha collaborato a questa piccola grande produzione e ancora oggi stiamo ricevendo premi e il film sta riscuotendo anche un grosso successo all'estero. Grazie, facciamo una foto di Rico con il premio da conservare. Bene, grazie ancora, grazie di essere stati qui con noi.
A questo punto passiamo al premio Castello Aragonese per la migliore regia. Io vorrei chiamare qui un'amica di Ischia, che è Carlotta Ercolino. Eccola qui con noi, grazie di essere qui con noi. Carlotta, oltre a essere fisicamente qui, insomma, Carlotta qui c'è anche con la mente, con il cuore e con la mano, perché per chi non lo sapesse, insomma, io devo ringraziare Carlotta Ercolino, e lo faccio anche a nome degli ischitani, per la fiction da lei scritta, I delitti del cuoco. Se non l'hanno fatto gli altri, lo faccio io, perché sono onorato e contento, ti ringrazio, perché comunque è una bella fiction che abbiamo avuto occasione di girare l'anno scorso. E poi guardiamo al futuro, no? Speriamo di ambientare qualcosa di diverso a Ischia. Io credo che bisogna parlare soprattutto dei luoghi che si conoscono. Faccio sceneggiatore, credo che lo studio sul territorio sia importante. Io conosco questo territorio, mi appartiene, quindi narro più facilmente di ciò che conosco. Sì, ma ho visto che comunque narri con il cuore, perché quando ho avuto occasione di leggere io mi domandavo, ma come fa a saperla così bene, così perfetta, i particolari di quest'isola che a volte anche un location manager come me sfuggono, invece... E invece ci vivevo, ci sono stata per parecchio tempo, Ischia è un'isola che amo moltissimo, insomma, quindi da napoletana dovevo passare le mie vacanze qui, quindi era anche un tornare nell'infanzia, nei periodi belli della mia vita. E poi credo veramente che dovremmo ricominciare a raccontare le storie che conosciamo profondamente. Dobbiamo partire da ciò che siamo noi, per poter poi raccontare anche tutto il resto. Però per raccontare tutto il resto poi bisogna andare a studiarlo, tutto il resto, a conoscerlo veramente, insomma. Senza essere polemico, hai notato qualche trasformazione da quando venivi in vacanza ad oggi nel scrivere? Mandare un messaggio, sai, a chi dovrebbe avere un po' più tutela del proprio territorio? Ma io l'ho notato nell'umanità e nella nostra nazione, non soltanto in Ischia. Penso che sia perso, questo è un mondo che è diventato scostumato, che per alcune persone non c'è più tanto spazio, siamo un po' relegati, almeno io mi sento relegata, è un mondo scostumato, dove non esiste più la sobrietà. Insomma, forse... Bene. Noi cerchiamo di ricordarvi, invece... Ecco, anche Ischia la ricordazione. Il mondo appartiene a tutti. Bene, allora il premio lo vuoi annunciare, Stella? Allora, il premio Castello Aragonese per la miglior regia va a Giorgio Diritti per il film L'uomo che verrà. Mi tira il premio il protagonista del film Claudio Casadio, ecco perché prima non ti abbiamo fatto parlare, insomma, perché avevano anticipato una tua presenza qui. Vuoi dare il premio a Carlotta, grazie Alessia. Grazie a tutti voi. Due parole anche da te, non ti abbiamo fatto dire prima. Grazie, sono emozionato perché non me l'aspettavo, quindi queste cose sorprese sono veramente molto belle. Sono molto contento per il nostro film, come ha detto Giancarlo prima, è stato un film molto vissuto da tutti noi. Eravamo tutti coscienti mentre lo facevamo che stavamo facendo un film importante, perché era un pezzo di storia, della nostra storia, dell'Emilia Romagna, che era giusto raccontare, soprattutto ai giovani. Non ci aspettavamo tutto questo, il Davide e questi premi, però sono veramente molto ben graditi. Grazie. Bene, grazie a te. Grazie ancora. Grazie. Grazie ancora. E noi ci fermiamo un attimino, sempre chiamando la colonna sonora di questa edizione con l'Oscar Movie Ensemble, che ci accompagneranno ancora. Ci vediamo fra qualche minuto.